Salve amici, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Allora, qui siamo sul sito ufficiale dell'Organizzazione dei Testimoni di Geova, sezione domande frequenti sotto al tema Chi siamo? Allora, l'Organizzazione dei Testimoni di Geova, mediante questo sito, pubblicizza quelle che sono le sue credenze, i suoi insegnamenti, insomma. Vi sta dicendo in sostanza che se volete sapere chi sono i testimoni di Geova, vi dovete rivolgere ai testimoni di Geova, ovviamente. Va bene. Allora, qui siamo alla domanda: è vero che i testimoni di Geova evitano ogni contatto con chi non fa più parte della loro religione? Andiamo a vedere che cosa risponde la società, l'organizzazione. Allora, qui dice: chi si battezza come testimone di Geova ma poi smette di svolgere l'attività di predicazione e magari non si associa più con i propri compagni di fede, non viene evitato. Qui dice che non viene evitato. Anzi, ci si sforza di mantenere i contatti e ravvivare il suo interesse per le cose spirituali. Ah, ecco, attenzione, qui già. Se noi la sappiamo leggere fra le righe, c'è comunque un punto su cui riflettere. Non viene evitato, cosa tra l'altro neanche vera, perché abbiamo testimonianze, centinaia di testimonianze del contrario, ma comunque facciamo che sia tutto vero quello che c'è scritto. Non viene evitato, anzi ci si sforza di mantenere i contatti e ravvivare il suo interesse per le cose spirituali, dove per cose spirituali, amici miei, si intende ovviamente tutto ciò che è inerente l'organizzazione, quindi gli insegnamenti dell'organizzazione. Perché se un disassociato, no, dice no, ma io continuo a leggere la Bibbia, sono rimasto credente, beh, per i testimoni di Geova non conta nulla, non conta nulla. Ma io prego, ma non conta nulla, le cose spirituali sono concepite solo ed esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione, come se la spiritualità di un credente in Cristo, di un cristiano, si possa misurare solo ed esclusivamente dalla sua affiliazione all'organizzazione Torre di Guardia, naturalmente. L'articolo continua, neppure chi si rende responsabile, siamo qui, eh? Neppure chi si rende responsabile di un grave errore viene disassociato o allontanato automaticamente. Tuttavia, se un testimone battezzato ha una condotta in contrasto con le norme morali della Bibbia e non si pente, viene disassociato. Sì, sulla base di questo principio che viene enunciato qui, peccato però che l'organizzazione omette in questo articolo di dire che si può essere espulsi dalla comunità dei testimoni di Geova anche solamente se non si è più d'accordo con le interpretazioni dottrinali del corpo direttivo americano. Qui si parla solamente di infrazione di norme bibliche. Qui siamo al punto cruciale. Allora, siamo qui. Che dire se un uomo viene disassociato, ma la moglie e i figli continuano ad essere testimoni di Geova? Qui si parla di un uomo nei confronti di moglie e figli, ma si può estendere ovviamente questa situazione anche ad altri componenti della famiglia, no? Può valere anche per la moglie che viene disassociato, mentre marito e figli rimangono testimoni di Geova, oppure figli o figlia o figlio che vengono disassociati e i genitori rimangono testimoni di Geova. Allora, notate cosa dice qui, eh? Allora, questa è la verità per il pubblico, attenzione, questa è la verità per il pubblico, quindi quando i testimoni di Geova vi indirizzano al sito, questo è quello che voi trovate scritto. Se andate alla sezione Chi siamo, domande frequenti, sull'evitare, insomma, i disassociati. Allora, qui dice: dal punto di vista religioso, attenzione, dal punto di vista religioso le cose cambiano, ma i legami di sangue restano inalterati e vorrei ben vedere, non si possono, non è che si può cancellare il DNA, almeno quello. Il vincolo coniugale e i normali rapporti familiari ed affettivi proseguono.
Quindi qui l'organizzazione vi sta dicendo, carissimi, che se un componente di una famiglia testimoni di Geova viene disassociato e gli altri componenti, restanti componenti della famiglia, rimangono invece testimoni di Geova, quello che cambia è solo il rapporto dal punto di vista religioso, ma il resto rimane assolutamente intatto. Vedete, dice i normali rapporti familiari ed affettivi proseguono. Ecco, questo è quello che voi trovate scritto sul sito. Vabbè, poi dice chi è disassociato può frequentare le nostre funzioni religiose e può tornare, insomma, a far parte della congregazione solo se abbandona la sua condotta. Benissimo, allora tenete bene in mente questo, eh? Allora, con questo in mente, adesso andiamo a vedere un filmato, un video, in questo caso di 3 minuti, ok? Questo video che adesso vi faccio vedere è un video che l'organizzazione dei Testimoni di Geova ha presentato, ha fatto vedere a tutti i suoi associati al congresso estivo del 2016, quelle che una volta si chiamavano assemblee di distretto, adesso si chiamano congressi estivi, fino a che si sono potuti svolgere regolarmente. Ma comunque, anche se vengono svolti in formato digitale online, ovviamente il nome è quel congresso di zona, congresso estivo, eccetera, no? Allora, adesso io quello che vi faccio vedere è un filmato. Non è un filmato montato dagli apostati, attenzione, questo è un filmato dell'organizzazione dei Testimoni di Geova, quindi è un filmato ufficiale. Io ve ne faccio vedere un estratto. È in lingua spagnola, ma ci sono i sottotitoli in italiano. Ringrazio per questo il canale True Report. Adesso andiamo a vedere se è vero. Questo video ci farà vedere se è vero quello che il sito dice, ossia che i rapporti familiari rimangono assolutamente inalterati, continuano normalmente, regolarmente, ma quello che cambia è solamente l'aspetto religioso. Vediamo. Allora, qui in questo video fa vedere una ragazza, testimone di Geova, no? Che poi verrà disassociata. Vediamolo. Questi sono i suoi genitori all'adunanza. Questa ragazza che fa? Si innamora di un ragazzo cosiddetto del mondo, probabilmente. Decide di intraprendere una relazione, no, con questo ragazzo. Ecco, qui il video fa vedere l'annuncio della disassociazione e lei viene espulsa dalla congregazione. Vedete la reazione dei genitori mentre c'è l'annuncio della disassociazione, sono assolutamente affranti. Lei si alza e se ne va. Col passare del tempo mio padre ha incominciato a farmi capire che non potevo più continuare a vivere con loro. Guardate, eh? Col passare del tempo mio padre ha incominciato a farmi capire che non potevo più continuare a vivere con loro se non avessi cambiato il mio stile di vita. Ma non c'era scritto sul sito che quello che cambiava era solamente l'aspetto religioso, ma i normali rapporti familiari sarebbero rimasti inalterati? Questo video fa vedere dell'altro. Mio padre mi disse che ero solo un'influenza negativa per i miei fratelli minori. Allora lei a questo punto dice al padre: bene, allora mi alzo e me ne vado da questa casa. Visto che io sono la mela marcia e sono un'influenza negativa per i miei fratelli carnali, prendo e me ne vado. E lei se ne va. Attenzione, eh? Non sono i. Cioè. Lei se ne va, ma perché se ne va? Perché il padre le dice che le sue scelte, ok, stavano influendo negativamente sulla famiglia, ok, e quindi se le cose rimanevano tali, il padre
le ha detto proprio chiaramente che non poteva più continuare ad essere sotto il loro stesso tetto. Ricordiamo, il sito dice che i rapporti familiari normali tra consanguinei rimangono invariati. Andiamo avanti. Ecco, vediamo che lei fa le valigie. Avevo deciso di fare quello che volevo. Il giorno che me ne andai di casa pensavo ad Eric, il nuovo, insomma, il fidanzato. E i genitori, dice, non mi importava del dolore che stavo causando ai miei genitori. Un dolore immenso. Questa ragazza aveva deciso di innamorarsi di un ragazzo del mondo. Questo era un dolore enorme per i genitori. Dalla reazione dei genitori sembra che questa ragazza sia stata colta, non so, a rubare o ad uccidere qualcuno. Non mi importava del dolore che stavo causando ai miei genitori, dice la ragazza. Qui vediamo la madre che entra nella stanza della figlia. La ragazza dice: non ho pensato alla tristezza e alla delusione che ho procurato ai miei genitori. E certo, si era allontanata dallo stesso culto che condivideva con i genitori, quindi per loro questo era una forma di profonda tristezza e delusione. Li ho incolpati per la mia situazione, ho anche incolpato Geova per questo. Nonostante tutto quello che era successo, i miei genitori sentivano la mia mancanza. Meno male, grazie. Che cosa li ha aiutati a rimanere leali a Geova durante tutti questi anni che sono rimasta fuori dalla congregazione e io aggiungerei pure fuori casa? L'esempio biblico di Aronne. Ah, ecco. Geova stesso giustiziò due dei figli di Aronne. Pensate loro che vanno a prendere, no? Vanno a prendere un episodio dell'Antico Testamento riguardo i figli di Aronne che commisero un'infrazione riguardo l'offerta di incenso che Dio aveva stabilito che dovesse essere in un certo modo, perché i figli di Aronne erano sacerdoti, e aveva stabilito, Dio aveva stabilito una punizione se avessero contravvenuto a questa offerta. Ovviamente siamo sotto la legge di Mosè, ok? Siamo in un periodo in cui c'era la legge. E dove vanno i testimoni di Geova ad attingere per giustificare l'ostracismo, in questo caso dei genitori nei confronti della figlia, a un episodio dell'Antico Testamento? Attenzione, non perché anche l'Antico Testamento non sia parola di Dio, è parola di Dio tanto quanto il Nuovo, ma nel frattempo c'è un piccolo dettaglio. Nel frattempo è venuto Gesù che sulla croce ha inchiodato la legge, portandolo a compimento. Quindi non siamo più sotto l'era della legge, ma siamo sotto l'era della grazia, sotto l'era della misericordia. Ovviamente questo i testimoni di Geova, quando si tratta di questi episodi da raccontare, sembrano dimenticarsene. Geova stesso giustiziò due dei figli di Aronne. In quell'occasione ordinò a lui e alla sua famiglia di non provare tristezza in modo che l'intera nazione potesse vedere il loro acconsentimento alla decisione divina. Pensate. Mamma e papà sapevano di dover rimanere leali a Geova come Aronne e volevano che io tornassi a Geova. Ovviamente dove leggete Geova dovete interpretare e saper leggere il significato. Geova sarebbe l'organizzazione, la società Torre di Guardia. Oh, guardate questo episodio, eh. Allora, cambia scena. Adesso c'è un'inquadratura in primo piano che fa vedere il telefono, il cellulare che squilla, il cellulare della mamma di questa ragazza che squilla. E guardate chi è la figlia. È la figlia che prova a chiamare la mamma, la figlia ancora disassociata. Lei dice, infatti, ho provato a comunicare con loro. Volevo solamente salutarli, insomma, volevo solamente parlare un po' con loro e sentire la loro voce. Questa ragazza si sarebbe accontentata semplicemente di sentire per telefono la voce della madre e del padre. Guardate come reagiscono adesso i genitori, eh? La madre prende il telefono,
guarda chi è la figlia. Lei dice: mi mancava non far parte della mia famiglia. Hanno anche pensato qualche volta di contattarmi, però sono rimasti freddi, impassibili, non l'hanno fatto, certo. Guardate la mamma. Ma loro sapevano bene che se mi avessero contattato anche per qualcosa, come semplicemente chiedermi come stavo, quel piccolo passo, quella piccola dose sarebbe stata abbastanza. Alla faccia che i rapporti familiari rimangono inalterati. Ma cioè, capite, no? Questa organizzazione si smentisce da sola, fa e disfa, dice una cosa e poi dice il contrario di quella cosa. Il doppio standard. Pensate che dissonanza cognitiva questa cosa può provocare nella mente degli appartenenti, dei seguaci. Oh, qui si parla di una telefonata, attenzione, eh? La ragazza voleva semplicemente sentire la voce della mamma e del papà per telefono. Non è che gli aveva chiesto torno a casa. Allora si poteva anche eventualmente provare, no? Non dico a comprendere, ma comunque a dare un po' una giustificazione a questo comportamento. Lei aveva semplicemente chiamato per fare un saluto, per sentire la voce della mamma e del padre. E loro non rispondono. Un poco para saber cómo estaba. Esa pequeña dosis me habría bastado. Me habría hecho Mi avrebbe creer fatto credere di non aver que bisogno di tornare a Geova, cioè praticamente la ragazza sta dicendo: se i miei genitori mi avessero risposto alla telefonata, dopo io avrei potuto pensare che non era importante alla fine tornare a Geova, no? Ma voi pensate, no? Cioè in pratica, se i genitori avessero risposto alla telefonata, lei non avrebbe mai potuto pensare di ritornare a far parte della società dell'organizzazione Torre di Guardia. Capite? Ok, e qui il video termina. Adesso rileggiamo quello che dice il sito. Che dire se un uomo, o in questo caso qualunque componente della famiglia, viene disassociato, ma la moglie e i figli continuano ad essere testimoni di Geova? Dal punto di vista religioso le cose cambiano, ma solo dal punto di vista religioso, eh? Però i legami di sangue restano inalterati. Il vincolo coniugale e i normali rapporti familiari e affettivi proseguono. E si è visto come proseguono, si è visto dal video che abbiamo visto e commentato. Oh, dovete sapere che questo video è stata una delle cose che ha fatto aprire gli occhi a diversi testimoni di Geova. Quindi ci sono notizie, ci sono testimonianze di testimoni che sono usciti da questa organizzazione proprio grazie a questo video. Questo che vi ho fatto vedere, sicuramente molti di voi già lo conoscevano, probabilmente. Molti sono usciti grazie a questo video perché vedete, ognuno ha un qualcosa, no? Che fa scattare quella molla, per svegliarsi e per dire: attenzione, ma dove mi trovo? Allora, per molti, per diversi testimoni, che hanno abbandonato, l'organizzazione, grazie a Dio, proprio questo video, è stata la molla che li ha fatti pervenire a questa conclusione. Perché dovete sapere che non tutti sono disposti a favorire, favoreggiare, essere complici dell'ostracismo e dell'isolamento sociale promosso dall'organizzazione, predicato, insegnato, inculcato, no, dall'organizzazione nei confronti dei suoi appartenenti. E quindi esco. Per altri possono essere state altre cose, altre molle che li hanno portati a riflettere. Comunque, al di là di questo, io volevo farvi vedere come ancora una volta vi ho dimostrato che il sito ufficiale dell'organizzazione Testimoni di Geova, soprattutto nella sezione domande, nella sezione chi siamo, no? Nella vetrina per il pubblico, presenta una realtà. Poi, internamente, c'è una realtà diversa che molto spesso contraddice la stessa realtà per il pubblico che la stessa organizzazione
dei testimoni di Geova presenta. Quindi, come vedete, questa organizzazione addirittura non c'è bisogno che lo facciano i cosiddetti apostati, è lei stessa a cadere in contraddizione e a smascherarsi da sola. Noi ci limitiamo semplicemente a farvi vedere le cose per come stanno e a stimolare la vostra riflessione. Vi ringrazio per l'attenzione mostrata per questo video, vi auguro un buon proseguimento e se Dio vuole al prossimo video.